L'osservazione della natura, e le pratiche legate a essa, portarono l'uomo del Neolitico a fare i conti con fenomeni naturali incontrollabili, come la pioggia, i fulmini, le alluvioni, i terremoti e il vento. Gli uomini credevano che questi fenomeni dipendessero da forze superiori, da onorare e ingraziarsi tramite riti sacri. Ma per quello che possiamo sapere, la divinità più adorata era la Dea Madre, che fin dal Paleolitico rappresentava i cicli della natura, vita, morte e rinascita. Con il passare del tempo i riti sacri furono guidati da uno sciamano, che aveva la funzione di intermediario tra le forze divine e gli uomini. Si svolgevano in grotte o all'aperto, o all'interno di veri e propri spazi sacri. In certi casi su una tavola sacra, che fungeva da altare, venivano bruciati animali o prodotti della terra. Il fuoco aveva la funzione di farli salire in cielo dalle divinità. Con il passaggio alla vita sedentaria e la formazione dei primi villaggi, l'uomo creò dei luoghi dedicati al culto religioso, dove poteva pregare, onorare i defunti e osservare i fenomeni naturali. Vennero innalzati giganteschi monumenti, detti megaliti, parola che significa grande pietra. Adesso incominciamo a conoscere alcuni di questi monumenti. I menhir. Sono costituiti da una lunga e grossa pietra conficcata verticalmente nel terreno. I dolmen. Sono tombe costituite da pietre infisse nel suolo che sostengono una grande lastra appoggiata orizzontalmente. I cromlech. Sono particolari monumenti che si sviluppano in un'area molto vasta. Sono costituiti da gruppi di pietre conficcate nel suolo, e sistemate in circolo. Sono probabilmente luoghi in cui venivano celebrate cerimonie religiose e riti funebri. Il cromlech più famoso e misterioso è quello di Stonehenge, in Gran Bretagna. Fu costruito in diversi momenti tra il 3100 e il 1600 a.C. Non si sa ancora se fosse un osservatorio astronomico, un monumento dedicato al culto del sole, un luogo per i riti sacri o un monumento funerario. Concludiamo questa parte sull'esperienza religiosa nel Neolitico riflettendo insieme sul culto dei morti. Da sempre gli uomini si sono posti domande sulla vita dopo la morte. Già nel Paleolitico l'uomo seppelliva i morti, che venivano deposti in una semplice buca appositamente scavata, ricoperta poi con la terra. A volte i defunti erano posti in posizione fetale, ossia quella del bambino nella pancia della mamma. Avendo maturato un forte senso religioso, gli uomini del Neolitico adottarono una cura ancora maggiore nel seppellire i defunti. Le fosse, spesso, venivano scavate nelle stesse abitazioni, o in grotte fuori dal villaggio. I corpi venivano seppelliti singolarmente o con altri defunti, in posizione rannicchiata, ed erano quasi sempre accompagnati da un corredo funerario, legato all'idea di un prolungamento della vita terrena nell'aldilà. Esso era costituito da strumenti di selce, pezzi di carne, e gioielli, ricavati da diversi materiali, come conchiglie, ossa o denti di animali.